Cusce, mi chiamo Augustos e a play for Cesena, scherzo. Ciao a tutti, mi chiamo Augustus e sono attaccante del Cesena. Per il momento sta andando bene e vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo. E mi trovo bene fisicamente, mentalmente, mi trovo benissimo e anche con i compagni, no? Cioè, è un sogno avere compagni così, vivere in uno spogliatoio del genere. E Adamo mi dice sempre ti schiata a cappa, qualcosa del genere. Cioè, veramente tutti sono dei ottimi ragazzi che mi aiutano sempre a crescere umanamente e anche come calciatore. La mia storia è molto... cioè, io, cioè, lo dico, è molto bella, dai. È iniziata a Freetown, in Sierra Leone, che noi giocavamo per strada, no? E la gente parlava bene di me, che cioè, ho la potenziale per diventare calciatore, però mia mamma non voleva che giocavo a calcio, e lei voleva che studiasse, però io a volte non andavo neanche a scuola, andavo a giocare con gli amici, no? E così e poi da lì, quando avevo 16 anni, il mio procuratore mi ha portato qui in Italia per la prima volta e ho fatto delle prove in alcune squadre. Ho fatto a Bologna, a Entella, Pescara, Perugia. Alcuni mi dicevano no perché per legge non potevo firmare un contratto fino a quando non divento maggiorenne, quindi sono tornato in Africa e poi sono ritornato in Italia e da lì sono stato un anno senza giocare perché ero in una casa famiglia che non potevo essere tesserato, quindi ho fatto un anno in casa famiglia, poi sono andato in Serie D a Campobasso, ho giocato lì e poi ho fatto anche via Reggio con la rappresentativa di Serie D e da lì credo che mi ha visto Crotone con tante altre squadre, però alla fine ho deciso di andare a Crotone e a Crotone ho fatto l'esordio tra i professionisti, che era il mio sogno, e da lì poi ho cambiato la vita della mia mamma, che non voleva che giocavo a calcio, e ho trovato casa per lei, sempre in affitto, però un nuovo appartamento per lei e era contentissimo. Alla fine tua mamma si è un po' ricreduta? Ma proviamo a chiamarla, forse sì. Yes. So you happy now to play football? Yes. Ok, ha detto di sì. Il pallone per me è molto importante, diciamo, è la mia vita e mi ha salvato la vita veramente, quindi amo il pallone.
sta chiamando mio manager. Rispondo? Vai, vai, rispondi. Questo è l'uomo che mi ha salvato la vita, che mi ha dato la possibilità di diventare un calciatore, di realizzare il mio sogno. Actually, the first thing what I saw was the football. The football, the speed, the intelligence and the technique. That's what I saw the first day. No, ha detto il primo giorno ha visto la mia tecnica, la mia voglia e la mia intelligenza calcistica. Sono le prime cose che ha notato di me. Ringrazialo anche da parte nostra allora. Cesena è una piazza importante, no? È importante, lo sapevo, però giocarci contro e giocare per la Cesena sono due cose diverse. E poi è bellissimo e è una cosa che ti dà qualcosa in più, soprattutto sui duelli, quando vinci un duello, quando c'è un'occasione importante, ti spinge sempre a fare cose belle. Quindi la Curva al Mare è spettacolare, davvero spettacolare. La Romagna mia per me, cioè, ti dà un senso di appartenenza, no? Perché durante la partita, cioè, fai tutto anche prima della partita per fare il coro, e per fare il coro devi dare il massimo e devi vincere. Quindi dopo le partite non vediamo l'ora di andare sotto la curva e cantare Romagna mia, che ormai penso che l'ho imparato. Ce ne canti un po'? Bene. Ce la canti un po'? Sì. Sento la nostalgia di un passato dove